Certo, è un bel abbigliamento, no? È stupendo, secondo me è stupendo. Siamo qui con Pier Maria Giusteschi Conti. Perfetto, l'ho fatto dire a lei così non ci siamo sbagliati. E siamo a bordo qui di questa barca che ora vi diciamo qualcosa, sempre sui pontili del circolo velico La Spezia. Allora, questa barca è stata progettata e costruita interamente da lei. Sì. Si chiama la barca? Alais. Come mai il nome? È il nome di un re longobardo. Di un? Re longobardo. Di un re longobardo. E ci dica un attimo, perché le è venuto in mente, soprattutto quando, e partiamo così, da quando l'ha progettata e costruita? Beh, questa è la seconda che costruisco interamente. E perché mi è venuto in mente? Perché dalla barca, diciamo, da regata su triangolo sono passata alla barca d'altura. La barca ha 51 anni. Ed è in, quindi è in legno, ci dico qualcosa? È in legno lamellare, in 5 strati, incrociati. Un tempo, cioè fino all'anno scorso, è stata tenuta a vernice, ora avendo preso parecchie botte negli ultimi anni, ho deciso di passarla a smalto un altro anno. Ora siamo un po' malmessima come vernici. Perché ha sentito l'esigenza di progettarsi una barca? Costruire ci sta, ma perché anche ha voluto disegnarsela da solo? Beh, così ho soddisfatto tutte le mie aspirazioni, no? Non dovevo riferirmi ad un altro. A parte che sono figlio di ingegnere, non ho fatto l'ingegnere, ma ho fatto tutt'altra cosa. E quindi mi era rimasto così, questo penchant. Questa barca c'ha un'attività, lei ci naviga, non so, la sta usando per crociera, regate, per cosa? L'abbiamo usata per crociera per 30 d'anni, per regata lo stesso, e adesso con gli anni miei, che ne ho ben 88. Complimenti. Sto un po' più vicino. Va bene, allora, grazie. Prego. E complimenti. Grazie.